io ero collegato con Sacrimanti, facevo un corso di visual design. Sacrimanti mi chiamò e io a fianco a lui al primo anno, poi al secondo feci il corso di visual, poi mi stufai perché non mi pagavano, dissi addio. E quindi credo parecchi amici suoi li ho avuti come allievi, ne avevo 80. Ma le giuri, con Sacrimanti, che fu il primo anno, dunque dovrebbe essere il 64, quando Sacrimanti fu chiamato, perché prima Sacrimanti era l'assistente di De Debbio, no? De Debbio era una persona simpatica, io ho lavorato anche con De Debbio, ho fatto una commissione al Ministero degli Esteri, dove De Debbio mi aveva chiamato per fare il giurato, diciamo. E Sacrimanti era assistente di Debbio. E poi fu chiamato da Zemi, aspetta, nel 64, dopo la morte del famoso studente d'architettura, che non mi ricordo, Rossi si chiamava, bene. Paolo Rossi, si ammazzarono in una manifestazione. I fascisti ammazzarono questo ragazzo e allora la facoltà d'architettura ebbe una specie di rivoluzione. Fu chiamato Zevi che rifece la facoltà e chiamò Sacrimanti come professore al primo anno. Quando ci sono andato io c'era Purini che lavorava con Sacrimanti. E poi c'era Martellotti, che non so se lei lo conosce, che era mio assistente. E io Sacrimanti, prima dell'insegnamento in facoltà di architettura, l'ho conosciuto con Maffai, perché era un grande amico di Maffai. E la sera, a me giovane ragazzo, diciamo, mi capitava di andare con Maffai e Sacrimanti, allora si chiamava il Bottaro, non so se c'è ancora, che stava vicino a Piazza del Popolo, un ristorante. E la sera con Maffai andavamo lì a cenare. Soprattutto la sera ci facevano, facevamo queste passeggiate, Sacrimanti, io e Maffai. Ed erano delle passeggiate divertentissime perché arrivavamo dopo aver bevuto parecchio a tavola, quindi era molto piacevole. E siccome Sacrimanti era, direi, il più grande amico di Maffai, lo conosceva bene e c'aveva un ottimo rapporto con lui e mi portò, per questo io lì cominciai a frequentare Sacrimanti, che poi mi chiamò in facoltà di architettura a insegnare 2 anni alla facoltà di architettura, il primo e il secondo anno, chiamò me. E poi l'anno dopo chiamò anche Novelli. E lei ha frequentato lo studio di Sacrimanti? Sì, lo conoscevo benissimo, posso usare la parola bordello, era un vero bordello, era un disordine globale, direi, in questo. Era il suo modo di lavorare poi, e aveva una capacità di inventarsi gli oggetti, le cose, il materiale che era incredibile. Io ho collaborato a 2 progetti di Sacrimanti. Uno è quello del teatro di Cagliari. Ho fatto parecchie cose lì, soprattutto la parte alta, perché Sacrimanti c'era dei problemi. Siccome aveva fatto una cosa mobile, fu il primo bel progetto di Sacrimanti, secondo me, è molto importante, il teatro di Cagliari.
E poi dopo Sacripanti mi chiamò a collaborare a Osaka, all'Esposizione Universale. Lì ho lavorato un po' meno, Cagliari ho lavorato molto di più. E quindi ho collaborato con due progetti, mi pare Osaka sia del 60 qualcosa, deve essere 68, 60. Io non ho buona memoria dei nomi. E quindi con Sacripanti ho molto lavorato, io collaboravo attivamente, diciamo, con lui. Cagliari soprattutto. Sì, perché Sacripanti aveva in quel momento l'idea di fare un edificio mobile, diciamo, che poteva variare costantemente, poteva allungarsi, almeno da quello che mi ricordo, perché sul teatro lì ho lavorato attivamente, Osaka un po' meno, perché Maurizio era una persona straordinaria quando progettava, perché cambiava sempre, aveva sempre dubbi, voleva rifare, rifaceva, cambiava. Cagliari cambiò il soffitto, la parte alta dove io ho collaborato attivamente, la cambiavano un'infinità di volte finché accettammo l'ultima cosa con questi elementi che venivano giù, eccetera. Quindi in questo aveva, non direi dubbi costantemente, ma aveva voglia di cambiare, si divertiva secondo me, progettando, il che è una bella cosa, insomma.